Salve a tutti, io sono Loafdog, bentornati a Cyberpunk 2077. Finalmente è arrivato il momento. Cominciamo Phantom Liberty. Sì, ciao ciao Ruth. Non mi interessa tanto, adesso voglio finalmente cominciare il DLC. Già sono abbastanza in ritardo. Ed eccoci qua. Ciao V. Ciao Mr. Hands. Ma sì, dai. Si tratta di un lavoro abbastanza semplice. Perfetto, niente di complicato, va bene. Ah, non preoccuparti, so come gestirli. Ok. Dettagli allegati dove? Per chi non mi ha cambiato il registro di missione, vediamo un po'. Diario. Phantom Liberty. Trova il datore di lavoro di Evelyn a Pacifica? Prima di avventurarti troppo verso l'ignoto, sistema qualche questione in sospeso. No, devo proseguire con la storia. Ma io avevo guardato su internet, dicevano atto 2, atto 2. Atto 2 è una sega. Vabbè ragazzi, allora, non è ancora il momento di cominciare Phantom Liberty, purtroppo. Però, vabbè, chiamiamo Mr. Hands, che poi ci ha appena chiamato lui, poteva semplicemente dirci quello che doveva dirci, ma va bene. Mr. Hands. Mi sta chiamandovi, ergo vi sta bene. Insomma. Devo parlare con il capo dei Voodoo Boys, puoi organizzare la cosa. Ah, subito al sodo. Senza convenevoli. Beh, sai come ci siamo I sentiti due secondi fa. Capitanati da una certa Maman Brigitte. Incontrarla non è affatto semplice. Pensavo potessi organizzare di tutto. Già, immaginavo fosse troppo difficile per te. Vi, psicologia inversa. Con me? Dai, così mi dico. Dovevo provarci, scusa. Maman Brigitte. Soprannome o copertura? Maman Brigitte. È un soprannome. Uno pseudonimo da sette. Non ho mai avuto il piacere di chiedere. Onesto, Mr. Hands probabilmente non uscirà dal suo seminterrato. Da 45 anni. I voodoo non seguono il proprio retaggio culturale, al di là di qualche vago riferimento. Ok. Sono dei poser, allora. Ci sta. Non fai affari anche con loro? Davvero non fai affari con i voodoo? Ti sorprende? Nei miei affari preferisco evitare i rischi. Loro sono un rischio. Beh sì, non sono i più sani di mente che ci siano in giro, questo è vero. Mi serve solo qualche informazione. Un punto di partenza, diciamo. E te lo daremo, ho qualcosa che gli interessa. Diciamo che ho qualcosa che vogliono. Hai qualcosa per i Voodoo Boys? Fidati, non gli serve e non lo vogliono. No, no, fidati tu, fidati tu. Tutto chiuso. Tecnologia, reti, tutto sviluppato internamente, ma se proprio insisti... Sì, insisto. Cazzo. Guarda dove guidi, coglione. Aspetta, Mr. Hands. Dov'è? Dov'è andato? Figlio di... troppo lontano. Ma tu cosa vuoi poi? Cosa c'entri tu? Ah, ecco, adesso ha paura, Vai, vai. Wow, ok, ho causato molti più danni di quanto non avrei immaginato. Ma, vabbè. Svolgi altri incarichi nell'attesa della chiamata di Mr. Hands. Perfetto. Così mi sa che sto episodio non sarà il numero uno di Phantom Liberty. Purtroppo, vabbè. Cold Mirage. Poi cosa abbiamo? Hai fatto l'ho. Che sono tre episodi che Steve e Alice stanno attendendo la risposta. Vai, vai. Magari ci dà appunto anche la possibilità di proseguire nell'altra quest. Che poi guardate. Sì, adesso se è arrivato magicamente il cappello, ma... Non si è più salvata quella outfit preselezionata. Un po' un peccato perché ovviamente li ho venduti quegli indumenti, quindi non li troveremo più. Per carità, non erano il massimo. Però almeno era un look coeso, invece di roba buttata a casa. Però appunto con l'aggiornamento si è un po' sovrascritto, mi sa. E quindi nisba. Piuttosto, appunto, sono curioso di sapere se potrò recuperarlo o se è andato via per sempre. Però più probabile che sia la seconda. Comunque, eccoci qui. Ah, posto di classe, eh? Allora, l'interfono. Hello, sono io, V? V, siamo di sopra. Beh, di certo non potevate essere di sotto.
Ok. Per l'attico, addirittura. Ti dirò solo una cosa. Sì? E sarebbe? Ti ascolto. Non dire niente, non lasciarti coinvolgere. È una faccenda più grande di quanto tu pensi. Sì, ma io voglio se la grana, ciccio. Attenzione, ti risucchierà. Non essere drammatico, faccio sempre attenzione. Se non gli dico nulla, non mi pagheranno. Faccio sempre attenzione. D'accordo, fa come cazzo ti pare. Mai una volta che mi ascolti. Vabbè, non ti devi arrabbiare però, cioè. Salvevi. Io devo anche mangiare. Mettiti a tuo agio, Jefferson ci raggiungerà subito. Ma certo. Guarda, può anche stare dov'è Jefferson, magari ci sediamo, beviamo qualcosa. Forte il piano che suona da solo. Ne ho sempre voluto uno. Prego, siediti. Di qua? Sì. Grazie. Uè, Jefferson. Con calma. È bello vederti qui. Grazie. Elizabeth mi dice che hai delle risposte per noi. Sono tutto orecchie. È un po' un casino. Giusto un tantino. Ho un'idea abbastanza precisa di cosa è successo. Non posso trarre vere conclusioni. Beh, da una parte è vero, però... Vabbè, diciamo così, dai. Rimaniamo sul vago. Sono ancora molti interrogativi. Preferirei non trarre... vi posso dare un po'... Dovrai pure avere... Sì, esatto. Un'opinione, esatto. Tesoro, leggi tra le righe. Il caso è complesso, ma morire a casa per un malfunzionamento cardiaco non ha nulla di complicato. Perspicace la signora. Avevamo ragione. Sì, e questo mi basta. Dovremmo fare attenzione. Questo è sicuro. Ma in generale, proprio nella vostra vita, al di là di tutto lo schema che c'è sotto qui. Grazie, bro. Dico in generale, visto che vi trovate dove vi trovate, cioè qualunque schifoso criminale di Night City potrebbe attaccarvi. Quindi, come regola massima proprio, state attenti. Felice di avervi aiutato. È stato un piacere. Ricordate il mio nome, eh? Non è difficile una sola lettera. Pam 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 pam. Ok, esci dall'edificio. Dai, Mr. Hands, se vuoi chiamarmi mi fai un piacere. Però davvero che lezzi, cioè... L'ero andato a guardare su internet apposta perché ho detto, vabbè, magari bisogna arrivare a un certo punto nella storia. No, no, non vi dovete preoccupare, basta arrivare all'atto 2. Se, se, vabbè. Oddio, poi magari mi sbaglio, ma questo è l'atto 2, vero? C'è un modo di controllare? Non credo però... Ah, guardate, il livello è salito sopra il 50. Ok, perfetto. Questa è una bella cosa. Questa è una bellissima cosa. Perché magari finalmente possiamo upgradeare tutto al massimo. Che ci starebbe. Ok. Aspetta Takemura, no, non adesso. Invece, com'è questo? Svolge ancora. Boh, Sinnerman cos'era? Se una cosa hai ragione, questo lavoro per Wakako puzza. Ah, ok, mi ha chiesto lei qualcosa. Vabbè, dai, andiamo a fare questo. Siediti, aspetta Bill. Boh, sapete che non me la ricordo questa. Però sì, mi ricordo di essere andato da Wakako che... No, ci abbiamo parlato, non ci siamo andati. Comunque, ci troviamo lì. Poi non ho neanche guardato, in realtà, se... La nuova zona aggiunta. Io nello scorso video avevo detto questo, ma qualcosa ci sarà da fare perché appunto non mi pare proprio di esserci mai andato durante il gioco principale. Però in realtà la nuova zona era questa. Eccolo qua. Dogtown. Hanno aggiunto tutto questo... pezzettino qua che forse era vuoto. Sapete che non ricordo. Però comunque. Allora, Bill. Wow, ok, figata. Non sapevo di poter fare slide dalla motocicletta. Magari è nuova sta cosa. Siediti. Eccoci qui. Ora devo solo aspettare. Eh già. Cacchiarola, cos'è successo? Una tempesta di sabbia? Allora, Bill.
Bill Jablonski. Bill Jablonski? È tornato il sole, va bene. Okada ti ha dato i dettagli? Non proprio. No, non è entrata nei dettagli. No, non è entrata nei dettagli. Cos'è successo? Joshua Stevenson, tu e io daremo quel cazzo di assassino quello che si merita. Ti dirò di più mentre andiamo. Sali, guiditi. Ah, ho capito qual è. Ok. Questa è una quest abbastanza particolare, sì. Dovrebbero passare da questa strada. Aspettiamo finché non arrivano e poi li seguiamo. Voglio onesto. Vedere la luce che si spegne negli occhi di quel figlio di puttana. Devi proprio odiarlo. Così posso fiutare la sua paura prima che muoia. Come mai vuoi Stevenson morto? Perché lo vuoi morto esattamente? Non sono affari tuoi. Vero, però stiamo aspettando comunque. Stevenson ha ammazzato mia moglie. L'avevano arrestato e condannato a morte. E invece... Il bastardo ha pescato un esci gratis di prigione. Dovrà passare sul mio cadavere. Chi lo sta trasportando? Aspetta, Stevenson non è solo. Se lo sapevo mi preparavo meglio. Non deve morire nessun altro, soltanto lui. Chi è la sua scorta? Si fa presto a dirsi. Persone qualsiasi. Una volta spaventate capiranno che facciamo sul serio e non alzeranno un dito. Non lo so, Night City alzano sempre tutti un dito, ma comunque... Corporativi che l'hanno tirato fuori di prigione. Venderebbero anche la madre per salvarsi la pelle. Mi raccomando, non sparargli. Ok, mi sembra un piano arrangiato. Mi sembra un piano arrangiato. Sinceramente, non mi piace. Cosa vorresti dire? Primo, non ammazzo davanti a tutti. Non mi serve un pubblico. Secondo... Veramente l'abbiamo fatto tante volte, ma vabbè. Tu non capisci. Ho speso i risparmi di una vita per questo. Te li posso ridare, bro. Accelera! Ok. Addirittura mi ha usato la camera distante. Beh sì, forse è un po' più scenica. Fra l'altro, adesso che si possono usare le armi in auto, non potrei sparargli alle gomme? Beh, probabilmente no, anche se ancora non ho capito come fare a... Perché questo è per la radio. Questo... Sì, posso usare Yak, però... Non so, non ho ancora trovato i tasti giusti per sparare dall'auto, devo dire. Ma tanto appunto questa è scriptata per andare fino in fondo, quindi non credo ci lascerebbero fare qualcosa del genere. Ecco, grazie di avermi liberato la strada. Vai piano, frena. Si fa presto a dire, amico mio. Solo che qui sto guidando sul ghiaccio, letteralmente. Ok. Tranquillo, tranquillo, c'è via al volante. Non ve l'ho mai detto, ma sì, vista per volante. Usti. Ok, andiamo ad Haywood. Dai, raga, fermatevi, tanto non la spuntate. C'è poco da fare. Fra l'altro non dovrebbero neanche sapere che siamo all'inseguimento, ma comunque. Ok. Shal, siamo fermi. Ci siamo. Muoviamoci. Ok, esci. Allora, signori. Spero che vogliate essere calmi. Allora? Ci penso io. Lo ammazzo, cazzo. No, tu forse è meglio che rimani indietro, guarda. Ehi, bro. Testa di cazzo. No. Oh, figlio di puttana, come ti permetti? Guardalo. Ha tanta vita, eh. Cioè, scusatemi, guardate quanto resiste. Da dove l'ha preso sto bestione? Tu sei quasi morto. Ok, è numero uno. Però è ancora vivo in realtà, quindi... Neutralizza Joshua. Ma no, ma dai, ma me l'aveva già ucciso. No, la NCPD no. Invisibile, grazie. Se ne sono accorti lo stesso, molto bene. Perché giustamente mandi la polizia mentre fai una missione scriptata. Però no, mi spiace che lui sia morto, cacchio. Non ricordo se fosse possibile evitarlo, forse no. Ah, che palle, anche i poliziotti. Ok. E dovrebbe essere fatta, vero? No?
Perché non ha attecchito il veleno? Boh, vabbè. Adesso, prima che arrivi altra gente. No, no. Vabbè, ma... neutralizza. Ma così la missione finì... No, scusatemi, ragazzi, ma... perché la missione... evolveva in un certo modo. Forse non avrei dovuto attaccare il poliziotto, vero? Forse è quello il problema. Scusate, ci ritroviamo giusto in quel punto. Perché appunto adesso l'unica altra alternativa era proprio ucciderlo e sarebbe finita lì la missione. Tecnicamente avremmo portato a termine il nostro compito, però... sarebbe sminuire una missione ai minimi termini e non ha senso. Ci rivediamo lì. Stagli addosso, non fartelo scappare! Cazzo! Il bastardo è scappato! Andato! Vattene ma fuori che dai cazzo? Coglioni, sei inutile! Ma ci sei o ci fai, Ciccio? Ma sei cretino! Era lì! Ma che cazzo? Vabbè, facciamo finta di niente. Boh. Ferma questa cazzo di auto! Ok, cazzo, rieccoci. Posso salvare? Ovviamente no. Forse una volta uscito dall'auto? Muoviamoci. No, perché non posso neanche saltare i dialoghi, quindi ci vuole un po' per riarrivare qui. No, vabbè. Sentite, allora io lascio fare lui. Stammi vicino. Sì, sì. Faccio saltare la testa a quel figlio di puttana. Vai, bravo, vai, vai, vai. Ti seguo. Ci penso io. Lo ammazzo, cazzo. Mm-hmm. Forza. È un uomo grosso e forte. Vai, vai. Tenente Vasquez, SPD, fermi dove siete. Possiamo negoziare? Sto proteggendo un assassino. Getta lo sparo. Parla con... ok. Aspetta. Mi sa che è tardi. Non è colpa sua. Se uccidi l'uomo, il nostro accordo salta. Ecco, hai capito? Vasquez, spara! Certo, bastarda. Certo. Ammazziamoci tutti a vicenda. Cazzo, porca puttana. Tanto vinco io, l'ho già dimostrato. Qui. Gli avvoltoi dei media arriveranno a momenti. Che cazzo fai? Fermo! SPD, resta dove sei e sposta quel dannato camion! Lo porteremo con noi. Che poi lui era lì per... no, non avrebbe senso. Perché... avrà avuto un problema al camion piuttosto. Vabbè. Volete che venga con voi? Volete che venga con voi? Ho bisogno di te. Ho fermato un attentato. Allora, calmo. Non sono di quella sponda, amico. Non costringermi a rovinare. Niente precedenti, ma fa un controllo approfondito. Sì, ma non parlate tutti insieme perché sennò non si capisce un cazzo. Ti torcerà un capello. Niente auto di pattuglia, mantieni il silenzio radio. Non vogliamo pubblicità. Non sono un oggetto, bro. Non ho idea di cosa stia succedendo. Sei fuori di testa. No, grazie, me ne vado. Non ho idea di cosa stia succedendo. Dovevi ascoltare, cazzo. Come ti chiami? Possiamo andare, ci penseranno i ragazzi. Dimmi che cosa sta succedendo. Prima dimmi che diavolo sta succedendo. Posso spiegarti, ma non andartene. Invece me ne vado, guarda. Ho bisogno di te. D'accordo. Non sei tenuto a dirmelo. Io sono Joshua. E fin lì ci eravamo anche arrivati. E il tuo compagno? Come si chiama? Bill Jablonski. Bill Jablonski. Ti dice qualcosa? Purtroppo, sì. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Aspetta, tu sei lì. Ho sentito parlare di te. Le voci corrono. Posso dire lo stesso di te. Non possiamo portarlo con noi, non se ne parla, è troppo pericoloso. Ma che cosa dici? Voglio affidargli un lavoro. Ah, Cristo santo. Finalmente qualcosa che non è una completa noia. Beh, certo. Tu ci sguazzi in queste situazioni, vero? Cosa cazzo vuoi da me? Me lo vuoi dire che cosa vuoi da me? Beh, su una cosa Rachel ha ragione. Non possiamo restare qui. Vieni con noi. Ti dirò tutto quello che vuoi sapere mentre andiamo. Non sono per niente d'accordo. Ne prendo atto. Ma non hai diritto di voto. D'accordo. Non so che cazzo stia succedendo qui, ma se non vai con loro, non ti parlerò mai più. Va bene, me ne devi una però, Johnny, D'accordo, vengo con voi. Muovetevi, siamo in ritardo.
Hai mai vissuto un'esperienza che ti ha cambiato completamente il senso dell'esistenza? Potremmo dire così, sì. Non voglio parlarne, cazzo, ci siamo. In che senso? Vabbè, diciamo di sì, dai. Diciamo di sì. Allora capirai esattamente ciò che sto cercando di fare. 12 anni fa sono stato processato per rapina a mano armata. E per altri peccati. Avevo ucciso diverse persone. Però secondo te la rapina è la cosa più grave. Non significava nulla per me. Ma dietro le sbarre hai tutto il tempo del mondo per pensare. E io ho pensato di correggere tutto. Ah, l'ho già visto, si chiama My Name is Earl. Era una buona idea, ragazzo, però è già stato fatto. Non si può correggere un omicidio. Mi stai dicendo tutto questo per un motivo? Una storia di pentimento e rinascita. Per favore, perché li hai uccisi? Perché li hai uccisi? Avevo una pistola. Non mi piaceva come mi avevano guardato e avevo il potere di fermarli. Onesto. Ancora le loro facce poco prima che... congelate nel tempo. Dio, dammi la forza di non dimenticare mai. Vabbè, non si può correggere un omicidio? Correggi gli errori di grammatica, ma non l'omicidio. Si può fare ammenda con le famiglie. Si possono allontanare, sì, vabbè, certo, dalla via dell'oscurità. Sputa piuttosto. Che cosa vuoi da me? Resta con me per oggi. E ti pagherò quello che ti era stato promesso per uccidermi. Vuoi dire che mi pagherai di più? Con quali soldi? Non i miei, quelli dello studio. E lo studio pagherà. Non so ancora che cosa vuoi che faccia. Non so ancora che cosa vuoi da me di preciso. Resta al mio fianco e parlami. Tutto qui. Ok, una dama da compagnia. Non puoi parlare con Rachel. Prova ad addestrare Vasquez. Prova con Vasquez. Probabilmente lo convinci a parlare se gli agiti un bocconcino davanti al naso. Vaffanculo. Vasquez mi vede come un bugiardo. Una feccia che dovrebbe friggere sulla sedia elettrica. E secondo te ha torto? È con te che voglio parlare. Ho ancora un contratto per ucciderti, sai? Sì, ho ancora quel contratto per ucciderti. Che cosa mi impedisce di farlo? Io. Fai una... Ma vai, Mona, vai, vai. Non c'è motivo di disturbare Vasquez. Il tuo fixer avrà quello che vuole, te lo prometto. E come farai? Fidati di me, saranno tutti soddisfatti. Te lo garantisco. Vasquez, tienili dopo. Certo, io perché no? Soltanto per oggi. Fate in fretta. Soltanto abbiamo una tabella di marcia serrata. Se sento che qualcosa va storto, me ne vado. Correzione, vi uccido e me ne vado. Ok, esci. Quindi... Ah, ok. È partita subito la missione successiva. Allora, cosa dobbiamo fare in questa bella abitazione? There is a light that never goes out. Pointy. Sì, non è che mi devi guardare per forza, eh. Ehi là! Zuleika? Sei in ritardo. Ho trovato un compagno lungo la strada. E non fare caso alla... all'uniforme da detenuto. Ho scritto nella tua ultima lettera. Lui è tutto quello di cui parlavi. Vi, ti presento Zuleika. È un piacere. Vi, piacere. Sei un amico di Joshua? Oddio, amico. Direi più una recente conoscenza. Direi più una recente conoscenza. Conoscenza. Mia madre non è ancora rientrata. Possiamo parlare dentro finché non torna. Venite. Sbrigati, ti aspetto fuori. Eh sì, l'ho notato anch'io, Johnny. Ah, posso parlare con lui. Non sei un tipo paziente, eh? Oh, sembra che qualcuno non piaccia aspettare. Vaffanculo! Ok, molto eloquente. Dov'è andato? Ah, ok.
Appena me lo lasciano fare. Qualcosa da bere? Dell'acqua andrà bene. Un bicchiere d'acqua. Certo. Grazie. Quindi perché siamo qui? Di grazia? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, unico Dio. Amen. Ok. Stiamo pregando? Dell'uomo che ho ucciso. Mi ha scritto delle lettere mentre ero in carcere. È così che ci siamo uniti, attraverso il perdono. Non so come tu possa perdonare una cosa simile. Joshua ha trovato la redenzione per causa tua. Cosa ci facciamo qui? Sì. Vuoi dire che hai perdonato l'uomo che ha ucciso tuo fratello? Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Sì, sarebbe bello se funzionasse così, ma non proprio. E neanche il nostro dovrebbe. Certo. Bevi l'acqua un attimo, perché il gargarozzo si inaridisce e quindi bisogna olearlo. E tuo Dio ha lasciato morire persone innocenti. Difficile trovare dei veri credenti di questi tempi. Sì, dai. Non capita spesso. Non facciamo gli ostili, tanto non porterebbe a nulla. È stata la divina provvidenza a condurti a casa mia. Ci siamo incontrati grazie a lui. Dimmi, Vi, tu credi in Dio? Sì, no, forse. Perché ne stiamo parlando? Perché mai ne stiamo parlando? Zuleika e io abbiamo una controversia. Pensavo che potresti aiutarci. Ti dice sì, no, allora sì. No, allora no. Sentito una cosa del genere. Esatto. Sono tutto orecchi. Ti ascolto. Joshua crede di essere il Messia e vuole porre fine alla sua vita. Ah, certo. No, non è vero. Non ho mai detto di essere un Messia. Ho detto di essere Dio. Credi davvero che il Signore possa volere questo da te? Non sarà un suicidio. Joshua, ti spiace spiegarmi? Che succede esattamente, Josh? Quando i media hanno saputo che avevo trovato Dio in prigione, mi sono ritrovato sulla copertina di ogni Quotifax. Non capisco. Sì, esatto, tutto l'interesse. Voglio dire, non sarai il primo, né l'ultimo. Sanguisughe. Capita a volte. Ero destinato alla sedia elettrica. Ora, con l'aiuto dello studio, la mia morte sarà qualcosa di più di una semplice esecuzione. Vogliono una stranissima BD, esatto. Joshua che viene crocifisso. Un'esecuzione come un'altra, ma con addosso vesti sacre. Sì, io direi che è blasfemo più che altro, ma comunque. Perché una brain dance? Cosa speri di ottenere? Perché una brain dance? Che cosa ci guadagni? Zuleika mi ha trasformato in un figlio di Dio. È tempo che io ripaghi questo debito. Voglio farmi testimone dell'esistenza dell'amore. Attraverso la morte? Che tutte le anime perdute di questa infelice terra possano comprendere. Perché? Se esiste l'amore incondizionato, allora deve esistere anche Dio. È tempo che il mondo ricordi la sua divina presenza. Pensa ai milioni di persone collegate ai loro feed come bestiame. Ai bambini che crescono per le strade infestate dalle gang. Conoscono forse l'amore? Sì, no, cioè no, però spiegami come vedere una BD di una crocifissione gli porti amore. Voglio raggiungerli, li raggiungerò. Non è questo il modo, fratello. Pensa ai sicari come te, Vi. Hai conosciuto l'amore? Sai che cos'è? Beh, sì, sì, più o meno. È arrivata la mamma. La mamma non sarà della stessa opinione, immagino. Ecco qua. Ci rivediamo. E tu chi sei? Mi chiamo V. Mi chiamo V. Vattene. Non sei il benvenuto. Perfetto, arrivederci, signore. È stato un piacere. Sono venuto a implorare il suo perdono. Tu. Tu hai ammazzato mio figlio. È qualcosa che non potrò mai perdonare. Rimpiango terribilmente il dolore che vi ho causato. Fuori da casa mia! Subito! Per favore, vai! Fuori, beh. Tutti voi! Andiamo, sì. Dobbiamo andare, davvero. La prego, signora Elamar. Ma dai, basta, Joshua, che cazzo. Non preoccuparti, vai.
Leggi un po' l'aria della stanza. Forza, vieni. Ma dove sei? Sta arrivando o no? È ancora lì. Ah, finalmente. Oppela. Cos'è? Ti ho dato fastidio? Ti ho interrotto il feed, bastarda. Rachel è un po' lezza, eh. Vasquez. Dai. Pensavi di fare il fighetto anche con la mamma, non ci sei riuscito. Avrei voluto soltanto parlare con Gloria per spiegarle. Certo. In fondo credo che avrebbe trovato il coraggio di perdonarmi. Sì, sì, continua a dirtelo. Dove mangiamo? Dove mangiamo? Sto completamente glissando il problema. Fanno davvero un ottimo caffè. Paesi fa una cheesecake che uccideresti per averla, cazzo. Paesi fa una cheesecake buona da morire. Sta diventando un film di Tarantino. Sono intollerante al lattosio. Che ne dici di un gelato vegano all'avocado, allora? Dove in una situazione super strana... Che importa? Perché lo chiedi? Super strana e... È solo che a me piace. E comunque pesante, parlano di robe molto leggere. Non si può mai conoscere davvero Night City. Non si può mai conoscere davvero Night City. Cambia sempre. Ti sorprende sempre. Alle scale piace cambiare. Vero. Joshua è tipo bastardo, io stavo parlando. È questo qui, vero? No. Siamo vicini però, credo. Comunque era in zona il sto ristorante. Vabbè dai Joshua, tirati su, tanto... Prenditi un tavolo. Tanto ancora poco sarà in circolazione, eh. Guardate, ci sono già i tabelloni pubblicitari. Posso uscire? Mi apri lo sportello? Grazie, che la cavalleria non è morta, guarda. Allora, che ne pensi della nostra prossima star di BD? Oh, coglione. Joshua ha bisogno di cure psichiatriche. È un vero credente. Mi sembra una brava persona. Non so cosa... Sì, ha bisogno di cure. Assolutamente, assolutamente. Mi servono cure psichiatriche. La penso come te, ma ormai è troppo tardi. Se è pazzo come dici, perché è tanto importante... Beh, vuole fare la BD, vuole fare i soldi. Perché Stevenson ha qualcosa per cui c'è poca offerta e molta domanda. E quel qualcosa si chiama autenticità. In quel suo cervello ridotto a merda di gatto, crede davvero a quello che dice. Ah, l'attore perfetto. L'attore perfetto di BD. Un attore che non può mandare tutto a puttane. Beh, saresti sorpresa. Stevenson potrebbe rivelarsi una miniera d'oro per il nostro studio. E perché questo dovrebbe importarmi? Stai giocando con il suo cervello, facendo domande scomode. Lo stai portando a dubitare e soprattutto stai mettendo a rischio il mio investimento. Beh, scusa, questo è il mio ruolo da filosofo e maestro di vita. Se te ne andrai. Non farlo, Vi. Offrimi di più e lo farò. No, non se ne parla. La mia risposta è no. Ho come l'impressione che tu non capisca cosa ti sto offrendo. Lo capisco perfettamente. Entriamo adesso. Ciccia, guarda il mio conto in banca, poi piangi. Mi posso comprare il tuo studio non e faccio vale BD di te che lo pigli in... ci siamo capiti, eh? Voglio vedere come va a finire. La feccia corporativa mi fa vomitare. Joshua merita... No, voglio vedere come va a finire. Sono curioso di vedere come finirà. Nel dolore e nel profitto, ecco come. Uno è sacro, l'altro è folle. Ma chi può dire chi è cosa? Io. Comunque io. Sono curioso anch'io. E ne ho avute di sorprese in vita mia. Ok. Mi piace pensare magari qualcuno seduto qui, tipo all'angolo. Ecco qua. Seduto che guarda e vede V con lo sportello aperto che parla da solo. Vabbè che forse sarebbe un po' attenuato dal fatto che tecnicamente appunto in game proprio ci sono... Cioè c'è la telefonata
stesso nel chip lì, quindi potrebbe sembrare che stia al telefono, però... Allora, vediamo un po'. Cioè, così proprio tranquillo ti mangi la tua cotoletta con le patatine, la tua bistecchina e non mi offri niente? Cioè, cliente difficile quel Vasquez. È ancora dietro di me, vero? Vasquez è un tipo difficile, persino per essere uno sbirro. Ha le sue convinzioni, come molti altri. Tranne le tue convinzioni sono stupide. Mi chiedo cosa tu sappia per ricattare Vasquez. Vasquez è sempre stato uno sbirro. È nato così. Nessuno è sempre stato uno sbirro. Devi sapere parecchio per ricattarlo. L'azionista di maggioranza dello studio è una corporazione. Ma tu guarda. Sa bene che non è saggio farsi nemici altolocati. Ok. Possiamo cambiare argomento? Possiamo parlare di qualcos'altro che non sia la fede. Josh, è il tuo giorno. Di cosa vuoi parlare? Non saprei. Ho trascorso anni senza parlare con nessuno. Beh, okay. Scusa, eri in isolamento allora. Che fai per rilassarti? Vediamo. Leggo le scritture. E va bene, abbiamo capito. Ok. Hai sentito parlare del remake di Badlands Raid? Oh, il remake spacca il culo all'originale. L'originale resta ben superiore. Sì. L'originale è l'originale. È 10 volte meglio. Basta chiacchiere. Oh, stanno facendo una conversazione. Sta al tuo posto. Ma vaffanculo. Joshua e io stiamo parlando. Esatto. Perché non vai a fanculo? Prego. Non capisci cosa c'è in ballo. Un po' di soldi. Tranquilla. Deve concentrarsi. Minchia. Pensare a ciò che è importante e fare la migliore performance, cioè, della sua vita. Pensare a non come farsi crocifiggere per bene, non credo ci voglia tanto, basta che stia lì fermo, Riposarmi un po'. Chi è il nostro amico qua? Il tuo lavoro. Il colonnello Sanders, cioè vestito come il colonnello Sanders. Avrai i tuoi cazzo di soldi. Addio, Vi. Sono davvero felice di averti incontrato. Ciao, bro. Ma non dovevo tipo aiutarlo forse dopo? Gianni. Cosa ne pensi? Quel tipo sarà anche il più pazzo che abbia mai visto. Sì, sì, vero. Molto cinico da parte tua. Provo pietà per lui. L'importante è che questo lo renda un uomo migliore. Non provo alcuna pietà per lui. Beh, a dire la verità, un po' sì, un po' no, È difficile questa, però... è molto cinico da parte tua. Il tuo cinismo inizia a stancare. Potremmo discutere per ore, ma che importa cosa pensiamo? Cosa cambia? I corporativi continueranno ad arricchirsi alle spalle di così come lui. Mi fa ridere ovviamente la dissonanza fra quello che effettivamente accade nel gameplay e la storia. Perché appunto lo sto tirando in ballo troppo e vabbè, mi scuso, però mi fa troppo ridere. Ci abbiamo 2 milioni di euro dollari ed eravamo dei corporativi, quindi non siamo troppo lontani da quelle persone. In più siamo i peggiori psicopatici assassini che ci siano sulla piazza. Ma credi che Dio esista? Ma sono solo io, non sento un cavolo dell'audio di dialogo, sento solo le vocine attorno. Come hai detto? Che cosa? Sono morto e risorto, non lo nego. Un costrutto non è un'anima, sono cose diverse. E direi che non pensi mai a cosa significhi essere una psiche digitale, alle possibili implicazioni. Davvero? Voglio dire, sei davvero morto? Sì. Oppure sarei vivo finché il tuo ultimo costo è digitale? No, è morto. Non è Voldemort. È più probabile che tu vada all'inferno digitale. In quel caso direi di sì, probabilmente. Sto parlando con il suo capitano animato. Sorpresa, non ci penso per niente. Quanto mi riguarda. Ma cara, ragazzi, un po' di silenzio, che cavolo. Niente al di là, niente mondo della meraviglia. Solo psiche digitali.
Onesto. Comunque non lo nego di essere morto e risorto. Quindi cos'è stato? Un miracolo? E questo cosa ti racconta? Un messia, una felice, il suo vecchio modello di Archer rigenerato. Un fottutissimo samurai. Oh, so esattamente che cosa ti ha riportato in vita. Una geniale tecnologia corporativa. Se c'è un messia tra noi, ti dico io. Saburo alla non avrebbe tutti i torti. Mi piacerebbe vederlo. D'accordo, andiamo. Una strana giornata. Surreale. Andiamo, che qui c'è un casino bestia. Mi stanno esplodendo le orecchie. Andiamo a far danni. I timpani più che altro. Ok, ok. Fuori, fuori, fuori. Oh. Mamma mia. Manco fosse una discoteca. Un diner del cavolo. Senti, Mr. Hans, allora, o mi telefoni, perché io non è che adesso posso rifarmi tutto il gioco prima di poter giocare al DLC. Quindi, io attendo anche, giusto per, magari ti dà una svegliata. Beh, Mr. Hans. No, eh? Oh, mannaggia te. Diario, vediamo. Sì, svolge altri incarichi, non c'è nulla da fare. A questo punto, magari la gara, così non dovrebbe durare molto. Va bene, dai. 1,6 km. Ci vediamo ai box. Chissà poi se la gara si può svolgere di giorno, non credo. Però magari avremo un prompt per aspettare. Slide. Troppo una figata sta cosa. Cioè, adesso non ha scivolato molto, però troppo figo. Ok. Ah, chiama Claire. Va bene. Quanto sei una... Sì, è il tuo giorno fortunato. Vabbè, se lasciamo perdere. Se andare a Pacifica, si intende. Hai fatto la tua magia? Come dicevo, non so cos'hai tra le mani, ma i voodoo, parole loro, non frega un cazzo. Ah. Hai ancora la ricevuta, spero. Tuttavia, hanno avanzato... Ce l'ha Yorinobu. ...un incarico. Completalo e potresti strappare un incontro con Brigitte. Qual è l'incarico? Qualche indizio sul tipo di incarico? Che macchinina strana. Influenzerà la tua risposta? È evidente che non vuoi rifiutare. Però almeno vado lì preparato, no? E poi non ho chiesto. Cavare una parola di bocca ai voodoo è come staccare un dente a un alligatore. Un calvario per tutte le parti coinvolte. Ci sta. Ok, chi è il mio contatto? Ok, ora con chi devo parlare? Chiesa Sloan Lane, vicino all'altare, sanno già come... Sloan Lane. Capito. Che nome. Grazie, Hans. Zio Hans. Mr. Hans. Ok, allora... Porca vacca. Ma, dico io, ma il bello è che poi non gliene frega un cavolo ai residenti di Night City. Vanno come se non ci fosse un domani, non avranno l'assicurazione, non lo so. Non rimangono lì neanche 2 secondi per lasciarti... esigere vendetta. Comunque, se mi metti cortesemente Maptampelen, ed è a 1,5 km, ma tu guarda, in che direzione? Verso Pacifica, giustamente. Ok. Beh dai, comunque ha senso che prima di iniziare tutto l'ambaradan qui ci sia bisogno di cominciare la roba Pacifica. E vabbè, andiamo alla cappella. Claire dovrà aspettare ancora un altro po'. Ed ecco V che arriva con stile. Troppo una figata, guardate. Ah, troppo bella. Allora, la cappella è qua sotto. Che non si direbbe perché sembra un edificio molto anonimo. Però oddio, vabbè, niente vieta di adibirlo a luogo religioso. Ahia. Eccoci qua, Voodoo Boys. Serenity Bible Church di Pacifica. Allora, ho sentito che qui ci sono gli Boyz II Men. Sembra più una discoteca, ma va bene. Addirittura all'altare, proprio in prima fila. Uè, bro. Sei V? Ti sta
stavamo aspettando. Grazie. Hai un po' di bianco nel tuo rosso dell'occhio, volevo fartelo sapere. Dovevamo proprio incontrarci qui. Non amo i funerali. Perché incontrarci qui? Non amo i funerali. Non avere paura, Etrange. Etrange. Questo funerale non è per te. Oh, oui, oui. Sei il mio contatto? Sei il mio contatto. Qualcuno mi parlerà di questo lavoro. Sono solo un intermediario. Avrai più informazioni. Presto. È una specie di test. Cos'è una prova? Per vedere se ero solo, che cromo ha addosso. È una specie di test. Di solito conosciamo i nostri collaboratori fin da bambini. Conosciamo i loro angeli. I loro demoni. Per chi è il funerale? Chi è morto? Ha qualcosa a che fare con il lavoro? Credi che avremmo organizzato questo funerale per te? No, però appunto magari avrebbe potuto avere a che fare col lavoro. Voglio parlare con Brigitte. Voglio parlare con Brigitte. È qui? No. Il centro commerciale all'angolo. Vai alla macelleria. Bella. Di Placid, che darà lui i dettagli. Ok. Scusate per aver interrotto le vostre funzioni. Oh, Placido Domingo. So già che saremo dei grandi amici. Allora, Roland. Ah, scusate, ma... Ah, ok, sembrava una... Da lontano sembrava strana tanto... Cioè, mi sembrava tantissimo una gamba da lontano. Vendete davvero carne in questo negozio? Vendete davvero carne in questo negozio? Su serio? Beh, non si sa mai. Vabbè, un po' di sagacia ci vuole, dai. Sto cercando Placid, comunque. Cerco Placid. Placid. Sì? Chi è? Posso creare la telecamera? Certo che so io, chi doveva essere? Bella. Saluti alla vecchina. Ecco, non era il momento, Johnny. Adesso è blu il guasto dell'Eric. O è sempre stato... No, era rosso. Oui, Placid? Sei Placid? No, non direi. Voglio parlare con il tuo capo. Voglio parlare con il capo. Di là. Esce da uno di questi sacchetti refrigerati. Uè. Pensavo fosse illegale vendere pollame. Pensavo che vendere polli allevati fosse illegale. Sono 6 anni che il pollame probabilmente è malato. Ora, ad un tratto, uff, tutto pulito. No, siamo malati anche noi, quindi non ci interessa. Che cosa vuoi? È per fare i rituali, giustamente. In chiesa mi hanno detto di parlare con te. In chiesa mi hanno detto di parlare con te. Mi manda Mr. Enzo. Dice che vi serve un mercenario. Zacchete. Pesa in carta e porta via. No, qui. Seguimi. Ehi, hey, Placid, conosci quella canzone che fa You remind me of a man, white man, no, the man with the power, white power, the power of voodoo. Di qua. Perché siete i Voodoo Boys, dovreste almeno, no? Io l'avrei resa l'inno della band. Benvenuto a Pacifica. Grazie. Tanti fenicotteri. E drogati. Nah. Non siete proprio amichevoli con quelli che vengono da fuori. Effettivamente. Doveva essere una città se in cui i ricchi avrebbero bruciato i loro. Più che altro quello è strano, molto strano. Cosa sta succedendo lì, Placid? Gli davano soldi, loro li risputavano indietro. Ma vabbè. Tipiche attività pacificane. Oh. Ci interessa solo il gym. Grandi Imperial Mall. Imperial, amico mio. Un brutto tempio all'avidità di tutta Pacifica. Mai finito. Fino a settimana scorsa era deserto. Vuoto. E ora? Gli animals. È diventato eccoli qua. Stanno sempre in mezzo sti animals, eh?
Ah, senti, Placida, ti si è rotto moschettone, te lo dico. Magari passo un attimo, non so, boh, dove la prendi un'imbragatura del genere. Però, boh, qualche negozio di abbigliamento sportivo, magari. No, sai, perché poi magari se ti cadono... Beh, oddio, questo è tutto decorativo in realtà. Però... ecco il pollo. E dai, fatti due cosciotti. Vai, vai, vai. No. Ma tutto bene, fratello? Tutto a posto? No, perché cammini un po' strano. Hai già incontrato gli Animals? Oh, sì. Sì, qualche volta. Volete gli Animals fuori dal gym? Morti. È questo il lavoro? Saprai tutto tra poco. Vabbè. Sono con lui, ragazzi? Tranquilli. Voglio dire, non ha senso che siano qui. Nel cuore di Pacifica, senza rinforzi, isolati. È il vostro territorio. Cazzo, nemmeno gli sbirri mettono il naso qui. Beh, voglio dire, comunque, se sono in una situazione di stallo, non è che... Non escono dal gym. Che poi gli Animals non sono proprio fessi, Sono forti. 30, forse più. Vinignon, parliamo qui. Siediti. Va buon. Quando vedrò Brigitte? Fai il lavoro, poi vediamo. Se i miei genitori mi hanno insegnato qualcosa, poi vediamo, significa no. Ma che... Prima potresti dirmi che cazzo intendi fare? Hai accettato il lavoro, fa quello che ti dico. Quindi connettiti, subito. Altrimenti? Hai altri volontari pronti? Altrimenti? Hai altri volontari pronti? Vi... Manca poco, ci siamo quasi, non sputtanare tu. Ah, adesso sono io quello che sputtana. Tu prima decidi di mandare tutti a fare in culo e sparargli. Poi sono io quello che sputtana. Tanto non serve. Adesso Placid guarda e dice: bro, ma che cazzo ti sta succedendo? Ho l'impressione che non saremo grandi amici. Ho l'impressione che non saremo grandi amici. Ma non c'è chimica. Sopravvivrò. Evelyn Parker, ti dice qualcosa? Evelyn Parker, ti dice qualcosa? Non è una di noi. Ma è fin lì, grazie al cazzo. Perché non mandate i vostri scagnozzi? Perché non mandate i vostri al gym? Non funziona così. E come funziona, allora? Funziona bene il più delle volte. Il più? Siccome non vorrei essere il meno... Di Cromo e Victor. Lo conosci? Voi vi conoscete? No, non serve. Non serve, è una brava persona, Victor. Merda, dovresti cambiarlo. Ciccio, è la roba migliore che c'è su strada, non ti permettere. Sai che c'è? Che importa? C'entra qualcosa? O è solo un modo per spaventarmi? Devi essere all'altezza. Cioè, sinceramente avrei detto sì, tanto lo vede dal computer, quindi. Questo chip non ha identificativo. Cos'è? Ah, quella è una bella robina. A parte questo, tutto ok? A parte questo. Tutto ok? Problemi di rete neurale, picchi di corteccia e altra robaccia. Sono un catorcio. C'è qualcosa di grave? Ti ho chiesto del chip. Sono qui per il chip. È per questo chip che sono qui e che voglio vedere Brigitte. Non ha un'aria familiare? Perché? Dovrebbe. Ah, vedi, lo sai che è rotto. Allora perché mi stai... Un proiettile nel cranio. Non funziona. Ecco come. Allora, sono il mercenario che cercavi. Cosa devo fare una volta nel gym? Non mi hai chiesto il mio curriculum. Non mi hai chiesto che esperienza ho. Cosa so fare? Non siamo una corporazione, niente posto fisso qui. Oh. Devi soltanto fare una cosa per noi. Cosa devo fare una volta nel gym? Una volta dentro, che devo fare? La camionè. Ok, la camionetta. Allora? 20:35:07. 3 secondi prima, puff. Vogliamo scoprire da dove viene la camionè. Allora penso che dovremmo entrare nella camionè. Le registrazioni sono opera tua?
Sì, mi metto lì sul tetto a filmare. Cazzo, saranno delle telecamere. Hai registrato tu? Segnali locali, satelliti corporativi, catturiamo tutto. Sì, quindi non le hai registrate tu, le hai rubate. Tecnologia piuttosto avanzata per gli animals. Tecnologia piuttosto avanzata, non mi sembra roba da bestioni. La sorvegliano giorno e notte, qualunque cosa sia è importante. Batman Kelly Abdesano Goi. Femmen Potla. Vuoi fare una pausa? Credo che abbiano bisogno del tuo aiuto. Fare una pausa? Credo che abbiano bisogno di te. Se la caveranno. Concentrati. Qui non parliamo solo di animals, vero? Qui non parliamo solo di animals. Sono stati assoldati da qualcun altro. Da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner. È qui che entro in gioco io? Per scoprire chi? Inizia dalla camionè. Resta nascosto. Controlla solo la situazione. Ora sei in reso Ague, la nostra sottorete. Che bello. Perché? A che serve? Così rimaniamo collegati, ma non rintracciabili. Sentirò quello che senti tu. Ti guiderò. E sarai molto contento perché avevo intenzione di fermarmi un attimo a Jig Jig Street. Sappiamo chi è quel Netrunner. Chi è il Netrunner all'interno? Cosa vuole? Spero che me lo direi tu. Volete tenermi d'occhio, eh? Quindi, vuoi tenermi d'occhio? Alla faccia della fiducia. D'accordo. Chi ha detto che mi fidavo? Cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale. Ti diranno come entrare. La mia paga... Di quanto stiamo parlando, esattamente? La mia paga? Di quanto stiamo parlando? E come faccio a riscuotere? Enzo ha detto che non lo fai per i soldi. Vabbè, però... Hai un problema. Occupati del gym per noi. E Brigitte lo risolverà. E speriamo... Peccato che ho scoperto ora che dovrò fare da bersaglio in territorio nemico. E quindi il mio prezzo è salito. Vedremo. Niente promesse. Ok. Se lo faccio, poi parlo con Brigitte, ok? Capito. Se io faccio questo, tu mi metti in contatto con Brigitte, giusto? Sei. Non lo vedo molto convinto. Scendi. I miei ti lasceranno passare. Ok. Abbiamo finito. Boh, sembra che gli estranei non siano benvenuti qui. Non amate molto gli estranei, eh? Quelli come te danno nell'occhio. Dici no. Che devo fare attenzione? Dico che vesti di merda. Parole. Brigitte sa che deve incontrarmi. Brigitte sa che deve incontrarmi. Oppure hai organizzato tutto da solo. Che faccia. Parlerai con il chef Fenn quando sarà il momento. Ok, perché vi fate chiamare Voodoo Boys? Voi non credete al voodoo. E quindi... Sai voodoo perché Boys, c'è quella canzone You remind me of a man, what man? Non so, chiedilo a chi ci chiama così. Cioè, voi vi chiamate in un altro modo? Non dà la mano. Ok, va bene. Perfetto. Certo. Ok, arrivederci. Esci dal Battis Hotel. Chi è? Oh, è morto qualcuno lì dentro. Guardate la X. No! Cacchio, non posso entrare. Comunque, meno male che aveva tutto sotto controllo il tizio. vabbè, capita. Ok, siamo belli pronti con l'ascensore proprio. Sì? Sono tutto orecchie, dimmi. Sto controllando, il link che hai in testa è pulito. E che ne so? Così uso fare. Il cotton fioc, credo di sì. Ok, incontrati con gli uomini di Placid. In realtà, credo che sia finito il tempo a nostra disposizione, quindi... Quindi, io termino qui l'episodio. E ci vediamo alla prossima... Sperando di poter cominciare il DLC dopo questa missione, ma a questo punto non sono tanto sicuro. Comunque, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto, da Loafdog è tutto, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!